dimmi un po', quel mercante di schiavi che è morto l'altro giorno e che era del tuo paese, era molto ricco, vero? No, anzi, era poverissimo. Eppure spendeva molto denaro per comprare gli schiavi cristiani. Era denaro che i miei fratelli gli consegnavano per venire qui a liberare gli schiavi. E faceva tutto questo senza alcuna utilità per sé? Anzi, con la prospettiva dei pericoli del viaggio, con la certezza di mille maltrattamenti e col pericolo della morte, come è avvenuto. E chi lo obbligava? La nostra religione, che è tutta carità, insegna di fare agli altri ciò che vorremmo che fosse fatto a noi e di non fare agli altri ciò che non vorremmo che fosse fatto a noi. Fare, non fare, non ti capisco. Questa legge d'amore è generale per tutti i cristiani. È la legge dell'amore per il prossimo. Alcuni cristiani praticano questa legge fino all'eroismo, giungono ad esporre la propria vita per salvare quella del prossimo, come faceva il mio fratello morto, come fanno tutti gli altri confratelli dell'ordine trinitario, che si obbligano a ciò persino con un voto. Ma insomma, uomini che neanche ti conoscono vengono a toglierti dalla schiavitù e a restituirti al tuo paese e ai tuoi parenti. Uomini che per tutta ricompensa rifiutano anche un semplice grazie. Ma certo, nel vostro Corano non c'è un solo articolo che sia capace di spingere l'uomo a fare verso i suoi simili quello che il nostro Vangelo suggerisce di fare in favore di tutti, senza distinzione di luogo o di persone. Quello che dici suona come una bestemmia. Potresti anche irritarmi. Aggiungo che ogni buon musulmano è obbligato a perseguitare coloro che non condividono i medesimi principi e non seguono la stessa fede. Non è la stessa cosa per voi cristiani. Non siete voi che professate la dottrina secondo la quale l'uccidere i cristiani è cosa meritoria. Ucciderne molti dà diritto a possedere, dopo la morte, altrettante urì nel paradiso del profeta. Però quanto parli? Tu hai una lingua che si muove di continuo e a sproposito. Potrebbe costarti? No. Non ho intenzione di fare di te un martire, levatelo dalla testa, ma attento, potrei aumentare il prezzo degli schiavi. Prima di incontrarvi, uno schiavo mi ha raccontato che per evitare il bastone, e peggio, deve pagare ogni mese una moneta al capo guardiano e altre tre al suo padrone. Questo denaro deve procurarselo mendicando per le vie o lavorando a conto di altri padroni. Vi sembra giusto? Ma giusto o non giusto, sono le nostre regole. A questo proposito, voi padri redentori vi emozionate. Vi emozionate tanto. E finisce che poi elargite in elemosine quasi tutto il riscatto. Spero che tu non l'abbia fatto. Altrimenti... Avrei voluto, ma a chi chiedeva rispondevo: fratello, quello che potrei darti sarebbe poca cosa per i tuoi bisogni, non ti servirebbe a nulla, mentre per me è molto. Unisco ogni poco insieme e libero il tuo fratello. Un'altra volta riscatterò te. Dimmi il tuo nome, cognome, età, paese, anni di schiavitù. È quasi un mese che sei ad Algeri. Le trattative potevano essere condotte per liberare gli schiavi con più speditezza. Tu hai qualche altra mira in mente, ne sono convinto.
Molti schiavi cristiani, per aver salva la vita, per non morire di stenti, hanno preferito farsi musulmani. Signore mio, le anime valgono più dei corpi. Sì, con un po' di denaro io posso riscattare un corpo, ma chi può dirmi quale prezzo abbia un'anima? E se questa cade schiava del demonio, non dovrò fare del mio meglio per riscattarla e riconciliarla con Dio? Ah, è per questo che ti sei ridotto all'ultimo momento a presentarmi la lista degli schiavi da liberare. Ah, e prima tu volevi andare in giro per tutte le prigioni della città a predicare e confessare, e volevi il tuo divertimento, eh? Io e i miei confratelli abbiamo fatto nostre le parole del Salvatore. Sono venuto per servire e non per essere servito. Fate attenzione, vi prego. Quelli che sentiranno pronunciare il loro nome si avvicinino. Andrea Perone. Giulia Romula. Cristoforo Romula. Angelo Di Giovanni Lore. Questo scapolare indica che voi siete liberi. Oggi stesso verrete condotti sulla nave che salperà per Livorno. In tutti i paesi cristiani del bacino del Mediterraneo, le incursioni lungo le coste da parte dei turchi, soprattutto da parte dei corsari barbareschi di Algeri e di Tunisi, costituirono a lungo un incubo, e la liberazione degli schiavi cristiani mediante riscatto fu un'opera di misericordia largamente praticata tra il 500 e il 600. Vi si dedicarono con particolare impegno privati, confraternite e alcuni ordini religiosi come i padri trinitari. Dalla documentazione dell'ordine trinitario abbiamo ricavato la scena che vi è stata presentata. Questa puntata tratterà del Mediterraneo ed è ambientata nella sala del mappamondo della villa farnesiana di Caprarola, una sala affrescata nello scorcio del Cinquecento da vari artisti sull'onda delle emozioni suscitate dalle scoperte geografiche. In questa puntata parleremo del pericolo turco nel Mediterraneo che incombe sull'Europa cristiana, ma parleremo anche del Mediterraneo come realtà economica che coinvolge l'Italia, realtà economica ancora operante per tutto il Cinquecento, anche se si sono aperte ormai le nuove rotte oceaniche e si stanno sviluppando nuovi legami, nuovi rapporti tra la realtà economica europea e la realtà economica mondiale. Ma guardiamo insieme una scheda filmata. Le scoperte geografiche spalancano orizzonti inediti all'uomo del Rinascimento. L'apertura di nuove rotte marittime fa nascere un nuovo sistema di rapporti economici e di scambi gestiti dagli stati europei, da mercanti e finanzieri molto potenti, per i quali la vecchia Europa non è più la sola protagonista della storia. Le città entrano in una nuova fase di sviluppo, aiutato in parte dalla crescita degli apparati amministrativi e culturali. Nel corso del Cinquecento la popolazione europea aumenta in modo vertiginoso. Si fa avanti in tutti i paesi un nuovo fenomeno, quello dell'urbanesimo. La gente abbandona sempre più spesso le campagne e preferisce le città. Alla fine del XVI secolo, Parigi e Napoli, con 200.000 abitanti ciascuna, sono le città europee più popolose.
Roma, sebbene decimata dal tragico saccheggio, passa da 50.000 a 100.000 abitanti. Londra da 80.000 a 120.000. Crescono soprattutto le città di mare: Amsterdam, Anversa, Venezia, Genova, Messina, Livorno. Eppure è ancora l'agricoltura a giocare un ruolo primario. Dalle Americhe vengono introdotte colture sino allora sconosciute. La patata, lo zucchero, il tabacco e il mais, che sarà destinato in parte a sostituire il grano nell'alimentazione delle classi più povere. Migliorano alcuni metodi produttivi grazie ad iniziative di gruppi di proprietari e imprenditori. Si intraprendono bonifiche anche con l'intervento dello Stato. Insomma, i guadagni delle imprese mercantili confluiscono in parte ad incrementare la produzione dei beni della terra, contribuiscono alla rivalutazione agricola, all'acquisto di nuovi attrezzi e di animali da lavoro. È così che prende a svilupparsi il capitalismo agrario e la media e grande proprietà. Nei porti europei ora non arrivano soltanto grano e prodotti coloniali, ma anche ingenti quantità di oro, argento e altri metalli preziosi. E questo determina un aumento del costo della vita. Intanto si fa strada il ceto della ricca borghesia, degli speculatori, dei mercanti, che oppongono sempre più la loro intraprendenza all'antica aristocrazia cittadina. Sarà appunto questa borghesia, alla fine, la nuova protagonista della storia italiana ed europea. Ma sul libero svolgimento dei traffici mercantili, soprattutto nel Mediterraneo, pesa una minaccia: la crescita inarrestabile dell'impero ottomano, da secoli in conflitto con il mondo della cristianità. Conflitto che fin dalla metà del Cinquecento ha momenti drammatici, soprattutto per la Spagna, per l'impero germanico, per Venezia. L'emirato di Algeri, conquistato da Kair ad-Din, meglio conosciuto come il pirata Barbarossa, è il punto da dove partono le azioni piratesche che rendono sempre più malsicure le rotte del Mediterraneo. Il massimo dell'espansione turca è raggiunto con l'ascesa al trono del sultano Solimano il Magnifico. Oltre a mantenere le posizioni turche nel bacino del Mediterraneo, Solimano avanza verso il cuore dell'Europa. Quindi rafforza le postazioni nel Mar Egeo, spazzando via la piazzaforte cristiana dei Cavalieri di Rodi, che passano a Malta. Intanto la flotta del Barbarossa, spalleggiata dalle navi del sultano, occupa Tunisi. Gravi sono le conseguenze dell'avanzata ottomana. Le potenze europee perdono il controllo del Mediterraneo occidentale. Carlo V sventa il pericolo inviando una spedizione che libera Tunisi, ma il successivo tentativo di riprendere Algeri nel 1535 fallisce. I pirati barbareschi riprendono le incursioni nei paesi costieri. Rubano, distruggono, incendiano, deportano e fanno schiavi migliaia di sventurati. L'espansione dell'impero ottomano sembra non conoscere ostacoli. Alla metà del Cinquecento si estende sui Balcani e su buona parte dell'Europa centro-orientale, sull'Asia occidentale, sull'Africa settentrionale, sul Mar Nero e sul Mediterraneo. Quello che era stato l'impero di Venezia è alle corde, anche se tenta di patteggiare con i turchi. Cede le piazzaforti in Morea e le isole dell'Egeo, finché perde anche la grande isola di Cipro. Dopo un memorabile assedio, cade Famagosta. Il suo comandante, Marcantonio Bragadin, è ucciso fra i tormenti.
La situazione diviene sempre più tragica. Bisogna arginare il pericolo turco. È Filippo II, il nuovo re di Spagna, a prendere l'iniziativa. D'accordo con Venezia e con il Papa Pio V, organizza una sacra lega. Nel mare di Messina viene radunata la più imponente flotta che abbia mai solcato i mari. Sono navi spagnole, savoiarde, veneziane, genovesi e pontificie. Vi contribuiscono uomini e denari di Parma, Urbino e della Toscana. Il comandante in capo della flotta, Don Giovanni d'Austria, può così disporre di 27.000 uomini. Il 7 ottobre 1571, l'armata della Sacra Lega avvista la flotta turca davanti a Lepanto, non lontano dall'isola di Corfù. La battaglia divampa subito violentissima. 170 navi turche sono catturate, 3.000 ottomani uccisi, 20.000 fatti prigionieri. Un migliaio di schiavi cristiani vengono liberati. L'epopea di Lepanto fa esultare l'Europa cristiana, ma la sconfitta dei turchi non è risolutiva, anche perché la vittoria non è sfruttata a dovere. La Sacra Lega si scioglie e il pericolo turco torna a farsi minaccioso. Il commercio europeo, che si era rifornito sempre lungo le rotte orientali, volge quindi con frequenza sempre maggiore verso l'Occidente. Le flotte che solcano l'Atlantico gettano l'ancora in Portogallo, in Olanda, in Inghilterra. Presto le navi inglesi, olandesi e spagnole arriveranno anche nei porti del Mediterraneo. Abbiamo accennato all'inizio all'enorme ampliamento degli spazi attraverso le conquiste transoceaniche da parte di alcuni paesi europei, ma anche come il Mediterraneo resti per tutto il Cinquecento una grande realtà economica viva e operante. Vogliamo approfondire questi problemi parlandone con Maurice Aymard della École des Etudes di Parigi. Non è soltanto un ampliamento, è una vera rivoluzione, e vorrei approfittare di questo mappamondo della villa di Farnese di Caprarola, che data del 1574, cioè 3 anni dopo Lepanto, e che ci fa vedere un mondo centrato sull'Atlantico. Il Mediterraneo della fine del 400, prima delle grandi scoperte, è ancora il Mediterraneo dell'epoca romana, cioè un mondo chiuso che entra in contatti con il mondo orientale, cioè l'India e la Cina, sia attraverso una strada terrestre, marittima, attraversando dalle carovane Suez, cioè la strada del Mar Rosso, e poi la grande strada terrestre di Marco Polo fino alla Cina. Ora, alla fine del 400, queste due strade sono sotto il controllo di mercanti e di potenze musulmane. E poi questo mondo mediterraneo ha un corrispondente che, verso il nord, che sarebbe il mondo baltico e il mondo del Mediterraneo del nord, comunicano attraverso queste navigazioni costiere che vanno da Venezia fino all'Inghilterra. Nello spazio di qualche decennio, questo mondo cambia completamente dimensione. Una prima strada segue la costa dell'Africa e viene a fare il giro del Capo di Buona Speranza per risalire fino a Calicut e Goa, fino all'India. E la prima strada, quella portoghese. Poi viene quella di Colombo, lungo sempre la costa africana, poi con gli Alisei direttamente fino a Cuba. E poi ci sono due altre strade, quella che seguirà
lo stesso la costa africana per scendere verso il Brasile, e poi quella che sarà quella di Magellano, che lungo la costa dell'attuale America Latina, passando dallo stretto per attraversare il Pacifico. Questo è il tempo delle anticipazioni. Cioè, nello spazio di qualche decennio, il Mediterraneo si è liberato di queste chiusure verso l'est che erano le sue, i suoi limiti verso l'est che erano dall'epoca romana in poi. E questo è molto importante, perché si dice troppo spesso che, mettiamo nel 1492, il Mediterraneo è un mondo finito, l'Atlantico, l'apertura sull'Atlantico ha cambiato i suoi orizzonti. Ora pensiamo che alla stessa epoca è il Mediterraneo che controlla tutto, il mondo del nord, cioè Francia e Inghilterra, controllano soltanto la strada del nord che va dalla Bretagna e dalla punta ovest dell'Inghilterra verso Terranova, verso la pesca al merluzzo, che non è una ricchezza di primo piano. E bisogna vedere che questo primo mondo atlantico del Cinquecento è una sorta di prolungamento del mondo mediterraneo. Chi l'ha conquistato? Sono gli uomini, sono i capitali, sono le navi del mondo mediterraneo. Ci possiamo dire che il mondo portoghese e spagnolo è una parte del mondo mediterraneo. Evidentemente hanno riportato una serie di piante, abbiamo parlato già della patate o del mais, però ci hanno portato le loro piante, ci hanno trasferito lo zucchero che è venuto dall'India fino alla Siria, che ha attraversato tutto il Mediterraneo, lungo le coste africane, ne introducono la coltivazione nel mondo dell'America centrale. Introducono la manodopera negra per coltivare queste piante e poi, soprattutto, introducono la produzione sistematica di oro e di argento per i loro bisogni. Allora, evidente, queste ricchezze arrivano soprattutto a Siviglia. Una parte di queste ricchezze seguirà la costa atlantica fino ai Paesi Bassi. Però bisogna non dimenticare che un'altra buona parte di queste ricchezze, e soprattutto, insisto, l'oro e l'argento, prende la strada del Mediterraneo fino a Cartagena, Barcellona, per arrivare a Genova, che come banchiere dell'impero spagnolo smaltisce queste ricchezze in tutto il mondo occidentale. Una parte va a pagare la guerra nelle Fiandre, una buona parte va a irrigare il commercio mediterraneo. Dunque, pensiamo, la conquista atlantica, quella dell'Oceano Indiano, è una conquista del Mediterraneo, di cui il Mediterraneo ha approfittato per avere un grande secolo di vita economica e di cui perde il controllo negli ultimi anni del Cinquecento, nei primi anni del Seicento, e lo perde. Quelli che ne vanno a approfittare sono gli ex poveri, i nuovi ricchi, olandesi prima di tutto, inglesi con loro, che entrano nel Mediterraneo, che conquistano l'Oceano Indiano e che bloccano, soprattutto come buon corsari, bloccano i galeoni che tornano con loro l'argento dall'America. Dunque abbiamo una prima rivoluzione fine 400 e una seconda rivoluzione intorno agli anni 1600, è una rivoluzione in due tappe. Queste due tappe bisogna non confonderle. Questa navigazione transoceanica, questa conquista, questa rivoluzione, come ha accennato Emar, comporta un costo umano altissimo, indubbiamente. Ascoltiamo un brano di un grande navigatore, Pigafetta, che
descrive i rischi di lunghe navigazioni e le malattie come lo scorbuto che si contraggono durante le navigazioni oceaniche. Mercoledì 28 di novembre 1520 ne disbucassimo da questo stretto, singolfandone nel Mar Pacifico. Stessimo 3 mesi e 20 giorni senza pigliare refrigerio di sorta alcuna. Mangiavamo biscotto, non più biscotto, ma polvere di quello con vermi a pugnate, perché essi avevano mangiato il buono. Puzzava grandemente di urina dei sorci e bevevamo acqua gialla, già putrefatta per molti giorni, e mangiavamo certa pelle de bove che era sopra l'antenna maggiore, a ciò che l'antenna non rompesse la sartia, durissima per il sole, pioggia e vento. La lasciavamo per 4-5 giorni nel mare e così si metteva un poco sopra le brace e la mangiavamo. E ancora 6 volte segatura de assi. I sorci si vendevano a mezzo ducato l'uno, seppure ne avessimo potuto avere. Ma sopra tutte le altre sciagure, questa era la peggiore. Crescevano le gengive ad alcuni sopra i denti, così de sopra come de sotto, che per modo alcuno non potevano mangiare e così morivano per questa infermità. Morirono 19 uomini. 25 o 30 uomini si infirmarono chi nelle braccia, nelle gambe o in altro loco, sì che pochi restarono sani. Per la grazia di Dio, io non ebbi alcuna infermità. Ma torniamo a parlare con Aimar della realtà del Mediterraneo nel Cinquecento, all'indomani delle grandi scoperte geografiche. Ho detto che il Cinquecento era un grande secolo di commercio mediterraneo, però anche per la vita quotidiana della gente, è un secolo di guerra violenta, di pace ogni tanto, però la maggior parte del tempo di pace armata, con delle flotte di galere e soprattutto dei corsari che vanno a saccheggiare le coste delle due parti del Mediterraneo. I protagonisti ne possiamo parlare. Il più grande protagonista, il nuovo protagonista è l'Impero Ottomano, che è il protagonista dinamico fino agli anni 1570, ha conquistato l'Egeo, eliminando i veneziani, ha conquistato Rodi, l'Egitto e il Mar Rosso, dunque è tranquillo sul Mediterraneo orientale, prende Cipro nel 1570. E poi è arrivato con Barbarossa, è arrivato nel cuore del Mediterraneo occidentale, di fronte ai cristiani algeri. Di fronte a questa minaccia turca, i cristiani e l'Italia sono divisi in due campi. C'è il mondo di Venezia, che è il mondo dell'Adriatico, chiuso con la fortezza di Corfù e che permette a Venezia di continuare i suoi commerci sia terrestri sia marittimi verso l'Oriente e verso l'Impero Ottomano. E poi c'è il mondo del Mediterraneo occidentale che, dominato politicamente e militarmente dagli spagnoli, economicamente dai genovesi, che hanno organizzato la produzione e il commercio in tutto questo mondo fino al commercio del grano siciliano o del grano della Puglia. Questo Mediterraneo occidentale si sente minacciato, però è lui che attacca. Attacca a Orano, attacca con Carlo V Algeri, attacca a Tunisi, attacca a Tripoli. Si difende a Malta, si difende ancora a Lepanto nel 1571. E la situazione alla quale si arriva è una divisione, una trasformazione di questa zona lì in frontiera, con una serie di fortezze, con una serie di torri d'avisi che annunciano il pericolo turco.
Appunto, ma questo punto della frontiera potrebbe essere approfondito, perché è non solo un elemento difensivo, ma anche un elemento di rapporto, di contatto con il mondo ottomano, per dire, o viceversa del mondo ottomano con il mondo cristiano. Questa frontiera viene naturalmente attraversata. Viene attraversata dai greci che vanno a lavorare a Venezia, nell'arsenale, viene attraversata dai calabresi che si fanno turco e vanno a fare carriera nell'impero ottomano, e poi di mezzo c'è questa isola di Corfù, che è un po' come Berlino Ovest, Hong Kong, il grande centro di incontro delle spie dei due mondi che si danno appuntamento lì a Corfù. Maurice Marci ha parlato di un Mediterraneo formicolante di navi. Vorremmo saperne di più di questa marineria del Cinquecento e abbiamo qui per questo un esperto, Franco Angiolini, dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Quello che vediamo è un modellino fornito dal Civico Museo Navale di Genova Pegli, che rappresenta quella che è stata senza dubbio la grande protagonista della vicenda navale nel Mediterraneo nel corso del XVI secolo, la galera. La galera la troviamo presente tanto nelle squadre dei corsari barbareschi quanto nelle flotte dei turchi e delle potenze occidentali. È principalmente, essenzialmente, una nave da guerra, ma è anche una nave che serve per trasportare velocemente i personaggi altolocati, per inviare speditamente i messaggi che contano, per trasportare anche quelle merci che hanno la caratteristica di avere un piccolo volume ed un alto contenuto economico, quali per esempio le spezie, prime fra tutte il pepe, quali per esempio le balle di seta. La galera è anche lo strumento principale che utilizzano tanto i corsari ponentini quanto i corsari barbareschi per compiere le loro rapide e feroci incursioni. È una nave dalla linea estremamente filante, lunga tra i 40 e i 50 metri, larga dai 5 ai 7 metri, che si muove utilizzando due forze, la forza del vento, grazie alle due vele latine, e la forza dell'uomo, grazie ai remi. La superficie di una galera è di circa 200-250 metri quadri e su questa nave devono trovare spazio fra rematori, marinai, ufficiali e soldati preposti alla sua difesa da 350 a 400 uomini. È quindi facile immaginare quanto dure fossero le condizioni di vita a bordo di una galera. I marinai che navigavano a bordo delle galere certamente non erano vestiti come l'ufficiale e il marinaio che qui vediamo. Questi rappresentano ormai le condizioni di abbigliamento e quindi anche ci danno un'idea delle mutate condizioni di vita degli marinai e degli ufficiali delle flotte europee alla fine del Settecento. I marinai delle galere erano molto più poveramente vestiti, molto spesso gli stracci che li ricoprivano erano il risultato delle razzie che gli stessi marinai compivano nel corso delle loro navigazioni. Ma senza dubbio coloro che conoscevano le condizioni di vita più dure erano i rematori. Dagli inizi del Cinquecento non si trovano più nelle flotte mediterranee, con l'eccezione della flotta veneziana, i rematori liberi o volontari, i cosiddetti bonevoglie. I rematori sono ormai formati quasi esclusivamente da schiavi e forzati che vengono tenuti incatenati alla caviglia sinistra al banco di voga. Ecco qui un esempio della catena che proviene dal Civico Museo Navale di Genova Pegli e che tenevano legati questi rematori. Saranno questi coloro che consentiranno le abili e rapide manovre compiute dalle galere alla battaglia di Lepanto. La galera, infatti, fu anche la protagonista della vittoria di Lepanto. E a Lepanto, fra tanti, fra il fiorfiore della società italiana e spagnola, sarà testimone e combattente un grande scrittore, Miguel de Cervantes, di cui sentiremo la testimonianza.
Nel giorno in cui l'orgoglio ottomano fu battuto, fra tante persone felici, poiché i cristiani che morirono ebbero felicità ben più grande di coloro che rimasero in vita dopo la vittoria, soltanto io fui sfortunato. Invece di ricevere, come al tempo di Roma, una corona navale, mi vidi nella notte che seguì quella famosa giornata con i ceppi ai piedi e con i ferri alle mani. Ecco come incappai in questa amara disgrazia. Quando Occhiali, re di Algeri, fortunato e ardito corsaro, attaccò e prese all'abordaggio la galera capitana di Malta, dove solo 3 cavalieri rimanevano in vita e tutti e 3 gravemente feriti, la capitana di Gian Andrea Doria si precipitò al suo soccorso. Ero su questa galera con la mia compagnia e saltai sul ponte della galera nemica, ma essa s'allontanò bruscamente e i miei soldati non potettero seguirmi. Restai solo tra i nemici, nell'impossibilità di resistere a lungo di fronte al loro numero. Essi, alla fine, mi presero, coperto di feriti. E come sapete, signori, che Occhiali si diede alla fuga con tutta la sua squadra, così restai suo prigioniero e fui il solo sfortunato fra tanti fortunati, il solo schiavo fra tanti prigionieri. Per mostrare i modelli più belli delle navi di questo periodo ci siamo spostati a Venezia. Siamo nel Museo Storico Navale, dove vi è una raccolta che fa sognare quanti si appassionano alla storia della Marina. Questa è una galeazza, è una ricostruzione del 500. Fu una nave come questa, in pratica, l'arma segreta della flotta cristiana che batté quella turca nella battaglia di Lepanto. La galeazza era una nave poco maneggevole, ma era una sorta di corazzata. Ne furono lanciate 6 contro lo schieramento nemico e lo scompaginarono. La galeazza era mossa da rematori e dalle vele e potentemente armata di pezzi di artiglieria dislocati sulle fiancate, a prua ed a poppa. Ma guardiamo ora questo modellino che rappresenta una galera pisana dell'Ordine di Santo Stefano. Si tratta di un modello originale che proviene dall'arsenale di Pisa. Era proprio su modelli come questi che gli specialisti pisani costruivano le loro galere, e fu con galere così che i cavalieri toscani dell'Ordine di Santo Stefano combattevano nel Mediterraneo contro i pirati barbareschi, e non soltanto contro di loro, creando più volte delle difficoltà perfino ai traffici di Venezia. Questa, invece, è una ricostruzione che risale alla fine del secolo scorso. Rappresenta una trireme veneta del 500. Questo modello è di per sé un capolavoro nel suo genere, giacché ci dà un'idea di un'imbarcazione dell'epoca in movimento. Mostra, come si vede, i rematori al lavoro. Qui il sistema di voga prevede ancora un vogatore per ogni remo. Su ogni banco seguono 3 rematori e una trireme come questa ne aveva circa 140. Per capire meglio di che tipo di fatica si trattasse, guardiamo una riproduzione a grandezza naturale di un remo esposta nel museo. Eccolo qui. È lungo 12 metri e pesa 56 kg, ma quando era in opera il suo peso era ancora maggiore perché veniva piombato per assicurarne l'equilibratura. A Venezia, nella prima metà del 500, i rematori erano ancora bonevoglie, cioè lavoratori liberi e salariati, però più tardi anche a Venezia essi saranno sostituiti da forzati. Questa è la statua della giustizia che rappresenta il potere veneziano e sta sulla prua del celebre Bucintoro, la nave coperta d'oro che veniva adoperata per l'annuale cerimonia dello sposalizio della Serenissima con il mare. A bordo del Bucintoro, il giorno dell'assunta, il doge rinnovava il possesso del mare da parte della città, gettando tra le onde un anello. Era una cerimonia di grande solennità e il fasto di questa nave ce ne dà un'idea. Simbolo stesso della potenza marittima e dell'orgoglio della Repubblica, il Bucintoro aveva alla voga i migliori operai del grande arsenale di Venezia. Questi mai avrebbero rinunciato al privilegio di trasportare il doge sul mare. Il lento, graduale declino di Venezia dipende non soltanto dagli scontri con l'impero ottomano, ma anche dalle difficoltà che Venezia incontra con altre potenze che sono entrate sul piano commerciale nel Mediterraneo, come gli olandesi e gli inglesi. Di questo chiediamo, di questi aspetti, chiediamo le fasi e i caratteri di nuovo a Aymar.
Caro Mario Rosa, quando io sento parlare di declino o di decadenza di Venezia nel Cinquecento, come dell'Italia alla stessa epoca, io protesto. O allora dobbiamo usare queste parole in termini relativi e non in termini assoluti. Non lo dimentichiamo, Venezia rimane la capitale economica del mondo occidentale fino ai primi anni del 600, quando lascia questo posto a Amsterdam. E il suo declino, se ne vogliamo parlare, relativa, si fa in tre tappe successive. La prima a fine 400 a scala del mondo, la seconda a fine 5, inizio 600 a scala del Mediterraneo, perde il monopolio del Mediterraneo orientale, e il terzo all'inizio del 700 a scala dell'Adriatico, quando perde il monopolio dell'Adriatico. Però dobbiamo tenere presenti queste tre tappe. La debolezza di Venezia è di essere in una situazione non confortevole durante il Cinquecento, in situazione intermedia fra i due campi. Resiste come lo può ai progressi dei turchi, si difende bene, fa la guerra quando bisogna farla, però sa anche fare la pace quando è inutile continuare la guerra. E questo credo che gli ottomani l'hanno capito, perché ci hanno qualche interesse. Però i veri nemici di Venezia sono altrove, sono all'ovest, sono nel Mediterraneo occidentale, con i cavalieri di Malta, con i cavalieri di Santo Stefano, con tutti gli altri corsari occidentali, che hanno come principali vittime le navi veneziane o le navi che vanno a Venezia. È sempre facile accusarli di trasportare delle merci ebree, delle merci greche, musulmane o armene. È molto difficile di essere neutro. Questa è stata la situazione di Venezia. E poi, negli anni 1580-90, arriva una seconda generazione di nemici occidentali, quelli atlantici, inglesi, olandesi, anseati. Portano il grano, portano lo stagno, altre merci dell'Atlantico, però in un primo tempo vanno a fare la guerra di corsa anche loro e ne cambiano completamente le condizioni, perché non si tratta più di una corsa d'estate con le galere, però di una corsa anche d'inverno con le navi di alto bordo. E sono loro che vanno a commerciare direttamente nell'impero ottomano, nelle isole veneziane, per prendere le uve passe e portarli direttamente, eliminando il passaggio intermedio attraverso l'Adriatico. Però Venezia rimane estremamente ricca, ricca di capitale, di cui direi in certo modo che non sa cosa fare. Li investe nella pietra. La Venezia attuale, quella turistica che visitiamo, è per una buona parte una Venezia del Cinquecento e del primo Seicento. Lo investe nel lusso, Venezia è la capitale del lusso. Le investe fuori questi capitali, a Amsterdam, come lo dice Marx, che dice i veneziani che non hanno più l'uso dei loro capitali sul posto, li investano laddove fruttano di più. E i veneziani investono questi capitali a prossimità immediata in questa terraferma che è la loro conquista dell'inizio del 400 e che con lavori di bonifiche, con costruzione di ville, con costruzione di aziende agricole trasformano in una zona di agricoltura estremamente ricca, ma anche una zona, una sorta di proiezione della città sulla campagna per affermare il prestigio del patriziato veneto. Ma allora una riprova di quello che tu dici è appunto la costruzione di queste grandi ville nell'entroterra veneziano, che esprimono appunto non soltanto la raffinatezza, il livello di ricchezza che ancora esiste a Venezia, ma anche l'interesse del patriziato veneziano di controllare questi grandi complessi fondiari che esistono sulla terraferma. E a questo proposito visitiamo insieme a Rossana Podestà una di queste ville, certamente una delle più famose, la villa di Palladiana di Maser presso Treviso.
Scendendo le verdi colline verso la pianura, è facile imbattersi in numerose ville del XVI secolo. L'aristocrazia veneziana amava moltissimo passare la villeggiatura in questi luoghi di svago sul Brenta. Gli antichi proprietari si recavano nelle loro case via acqua su un battello chiamato Burchiello. Sul Burchiello venivano organizzati dei pranzi sontuosi, si giocava a carte, si ascoltava musica sino a destinazione e una volta arrivati si preparavano nuovi divertimenti per tutto il tempo del loro soggiorno. Questa di Mazères è una delle ville più belle e più preziose di quel periodo. Le ali laterali, chiamate barchesse, si distendono quasi ad abbracciare il paesaggio. La costruzione fu realizzata da Andrea Palladio tra il 1560 e il 1570, su ordinazione di Marcantonio e Daniele Barbaro, due colti signori dell'antica nobiltà veneziana. La singolarità di questa villa è che si differenzia dalle successive e dalle precedenti opere del Palladio, molto probabilmente perché i proprietari ne discussero a lungo con lui il progetto. Andrea Palladio nacque nel 1508 a Vicenza ed era figlio di un mugnaio. Lavorò come scalpellino e come scultore fino a quando l'umanista Pier Giorgio Trissino, accortosi del suo grande talento, non lo portò a Roma a studiare a sue spese. Il Palladio crebbe nel culto del Vitruvio e tutti gli edifici più rappresentativi della sua opera si fondano sulle teorie del grande architetto dell'antica Roma. Espresse le sue idee e i suoi stili in un grande trattato chiamato I Quattro Libri dell'Architettura, pubblicato nel 1570. Il Palladio, come risulta chiaramente da questa villa, amava molto le forme semplici ed austere. Il suo problema essenziale era quello di ricreare il modello della villa romana secondo gli schemi dettati dagli antichi, fra cui Plinio il Giovane, e di introdurre un genere di edificio che servisse per uno scopo ben preciso. Bello sì, ma anche utile. In poche parole, l'architetto invitava i suoi ricchi clienti ad unire alle piacevolezze di una vita in campagna lo sviluppo di un'intensa attività agricola su vasta scala. Bisogna dire che in quel periodo i tempi per gli imprenditori veneziani e per Venezia erano cambiati. Infatti il Mediterraneo era invaso dalle flotte turche, perciò era molto più sicuro investire i capitali, piuttosto che nel commercio mercantile, nelle più sicure imprese agricole. Ma ritorniamo alla nostra splendida Villa Mazères. Un altro artista che collaborò a renderla sempre più preziosa è Paolo Cagliari, detto il Veronese. Quando affrescò queste pareti aveva poco più di 30 anni ed era nel momento più maturo e vitale della sua carriera e della sua arte. In questo grande atrio, 8 figure di suonatrici, inserite all'interno di alcune prospettive architettoniche, ci riportano al periodo di massimo splendore di questo luogo, quando i Barbaro movimentavano le loro serate ascoltando i musicisti che avevano portato da Venezia. Da questa porta dipinta si affaccia curiosa una bambina, come un'inaspettata spettatrice del concerto. Dopo queste splendide suonatrici, vorrei farvi vedere con calma questa sala che si trova al centro della villa. Siamo precisamente nella sala dell'Olimpo. In alto, sul soffitto, possiamo vedere un trionfo di divinità che circondano l'armonia universale nell'atto di uccidere un drago. Più sotto vediamo, affacciata a questo balcone a grandezza naturale, la prosperosa moglie di Marcantonio Barbaro. Vicino a lei la vecchia nutrice con un cagnolino. A sinistra un bambino che guarda incuriosito un pappagallo. Alcuni degli affreschi del Veronese sono in trompe-l'œil. Per chi non lo sapesse, trompe-l'œil è un termine che si usa per indicare un effetto che inganna l'occhio di chi guarda, creando una prospettiva che in realtà non esiste. Un esempio di illusione ottica ce la dà questa parete che sembra concava, ma in realtà è perfettamente piana. Quasi tutte le sale sono dipinte con tenue e leggere scene pastorali e prospettive architettoniche. Attraverso questa teoria di stanze c'è un personaggio vestito da cacciatore che si affaccia da una porta finta. Bene, è il Veronese. O almeno questo viene considerato come il suo autoritratto. Dall'altro lato, a grande distanza, ha dipinto sua moglie. Chissà, forse c'era un po' di polemica fra i due coniugi. Che cosa ne pensasse il Palladio di queste architetture dipinte inserite nella struttura della sua villa, non lo sappiamo.
Forse non le amò tanto, visto che non ne parla nel suo trattato di architettura, dove peraltro descrive minuziosamente questa sua costruzione. Questa sua opposizione ai dipinti del Veronese molto probabilmente è dovuta al fatto che questi affreschi alterano in un certo senso i valori dei volumi e dello spazio di questa sua villa. Per fortuna i Barbaro riuscirono a convincere il loro amico Palladio e così gli affreschi furono realizzati. Per la verità bisogna dire che queste pitture sono bellissime e in un certo senso oscurano le strutture architettoniche e forse era proprio questo quello che il Palladio temeva. Comunque, per i proprietari della villa, non deve essere stato facile gestire il rapporto fra i due grandi artisti veneti. Ed ora un altro piccolo capolavoro. Questo è il giardino segreto. È formato da una fontana e da un ricco ninfeo in stucco a ridosso di una collina boscosa. E come al solito l'effetto risulta più romano che veneto. Questo era il luogo più amato da Marcantonio Barbaro, e si dice che addirittura sia stato lui a eseguire i quattro grandi telamoni che sostengono il curioso timpano ricurvo. Villa Maser ha anche un tempietto che fa parte del complesso senza esservi legato. Ancora una volta il Palladio si è mantenuto nel rispetto dell'antico, ispirandosi anche nelle proporzioni al Pantheon di Roma. Nel XVIII e nel XIX secolo, i quattro libri del Trattato dell'Architettura del Palladio si diffusero nel mondo anglosassone e negli Stati Uniti d'America, dove ebbero una particolare fortuna soprattutto negli Stati del Sud. Infatti, molte grandi case delle piantagioni di cotone avevano la classica impronta delle ville venete, senza aver avuto però la fortuna di avere un Paolo Veronese che le rendesse così ricche e piene di particolari preziosi. Ma guardiamo questa nota di vita quotidiana. Questo cagnolino seduto sul gradino che sembra voler sorvegliare la villa. Dietro, il paesaggio come visto da un ideale balcone. Diamo un ultimo sguardo alle grandi meridiane. Una segna i mesi, l'altra le ore, e sembrano volerci ricordare il trascorrere del tempo in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. L'incantesimo di questo posto è così forte che nessuno si stupirebbe se in questo preciso istante le porte di Villa Barbaro si aprissero per far passare i personaggi dell'epoca nei loro preziosi vestiti, ricreando così, per la nostra fantasia, un quadro vivente del XVI secolo. Usciamo dalla splendida villa di Maser per terminare qui questa puntata dai vasti orizzonti. Abbiamo parlato del Mediterraneo, soffermandoci in particolare sull'Italia dell'ultimo Cinquecento. Nella prossima puntata parleremo della società italiana del Seicento. Grazie.